Prende forma la nuova statale 106 Megalotto 3 Sibari-Roseto. L'opera attraverserà in 38 chilometri ben 8 comuni del versante nord della Calabria ionica. Saranno realizzati 6 svincoli, 11 gallerie, 17 tra ponti e viadotti. Il cronoprogramma dei lavori, che dovrebbero iniziare a pieno regime entro la fine del 2018 e concludersi entro i prossimi 9 anni, è stato illustrato stamani presso il Museo Archeologico di Sibari a Cassano Ionio, nel corso di un'iniziativa promossa dalla Regione Calabria, alla quale sono intervenuti il presidente di Sirio SCPA, Pietro Mario Gianvecchio, contraente generale che realizzerà i lavori, il governatore Mario Oliverio e il presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani. È un'opera che ha 20 anni di gestazione e finalmente parte, 1.300.000.000 di euro per il completamento di un itinerario che ha già 150 chilometri realizzati e ne mancano 38 per essere completato. I lavori, che costeranno 1,3 miliardi di euro, stanziati dal CIPE nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio, apriranno nella Calabria del Nord-Est uno dei più importanti cantieri italiani nel campo delle infrastrutture e costituiranno l'investimento più importante acquisito dalla Calabria negli ultimi 40 anni. Ma altre novità relative alle infrastrutture per la mobilità, così come ha ribadito Oliverio, riguarderanno anche la fascia ionica tra Sibari e Crotone già a partire dalla prossima estate. Abbiamo realizzato un lavoro importante in questi anni, abbiamo tirato fuori dalle secche, dalle sabbie mobili direi, un investimento e un'opera, un progetto importante. Adesso appunto oggi è stata annunciata l'avvio della realizzazione dell'opera. Giusy De Luca per la CNews 24. Quella di stamani a Sibari non è stata certamente una passerella semplice per Armani e Oliverio. Infatti, mentre all'interno dei locali del Museo Archeologico si teneva l'incontro istituzionale di presentazione della grande opera stradale che riguarderà l'Alto Ionio Calabrese, all'esterno, dietro ai cancelli della struttura museale che sarà oggetto di interventi strutturali proprio grazie alle opere complementari della nuova 106, un drappello di cittadini costituiti in comitati territoriali e associazioni protestava contro la realizzazione dell'opera. Noi ci opponiamo al modello di progresso che è insito in questo tipo di progetto calato dall'alto. È un territorio che ha mille piccolissime criticità, ha una rete stradale, una viabilità disastrata, la ferrovia non funziona più e questi ci propongono una strada di 38 chilometri che costerà uno sproposito alle casse pubbliche, quindi a noi cittadini, e ignorando del tutto il contesto nel quale questa strada verrà calata. Tra i presenti anche il presidente nazionale del movimento Il Coraggio di Cambiare l'Italia, Giuseppe Graziano, che da tempo è impegnato nell'avvertenza per l'ammodernamento della statale della ferrovia ionica nel tratto Sibari-Crotone. Noi attendiamo che vengano finanziati il megalotto 8 e 9 e che colleghino quindi la Sibaritide a Catanzaro, al capoluogo di regione. Attendiamo anche che sulla rete ferroviaria ci sia l'alta velocità almeno fino a Sibari, date che arrivo a Metaponto. Ecco cosa ci attendiamo, vogliamo che il presidente Oliverio si impegni su questo. Oggi ha dato assicurazione in tal senso, noi siamo fiduciosi che dall'assicurazione abbiano esito positivo. Marco Le Fosse per la CNews 24. La giornata calabrese per l'amministratore delegato di ANAS, Gianni Vittorio Armani, si è conclusa alla cittadella regionale di Catanzaro per la presentazione della proposta di realizzazione della variante al vecchio tracciato della strada statale 106 tra Crotone e Catanzaro, lunga circa 48 chilometri, per il traffico di lunga percorrenza. Abbiamo un piano finanziato per quasi 2 miliardi e 200 milioni di euro, che prevede ovviamente oltre al megalotto il rifacimento e la messa in sicurezza del tracciato attuale, ed è la priorità per noi che dobbiamo gestire ovviamente giorno per giorno questa strada che per il traffico che ha è sicuramente inadeguata. La seconda cosa è ovviamente studiare tutte le soluzioni di ottimizzazione, di miglioramento del servizio che la strada da sola non può dare. C'è anche il progetto di fattibilità su cui ovviamente nulla è scritto. Si apre adesso un confronto con il territorio per vedere e verificare quale sia la soluzione migliore e poi eventualmente come finanziarla. Nei prossimi 4 anni vedrete il completamento.
La proposta, per la quale a breve dovrebbe partire lo studio di fattibilità, è sostenuta da diverse associazioni e circa 38 comuni tra le province di Catanzaro e Crotone e, secondo il governatore Oliverio, porterà ad un duplice risultato: accorciare le distanze tra i due capoluoghi e aprire una vasta area interna della Sila Crotonese e della Sila Catanzarese all'accessibilità. Si è deciso di dare il via al percorso dello studio di fattibilità. Ci dirà la sostenibilità economica e la sostenibilità tecnica di questo percorso. Rossella Galati per l'ACI News 24. Un dolore lancinante al petto, la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino di Vibo, i primi esami che escludono un infarto e poi l'attesa. Lunga, interminabile, scandalosa. Francesco Raffa, un pensionato di 67 anni di Zungri, è restato per ben 4 giorni nel pronto soccorso in attesa che si liberasse un posto nel reparto di cardiologia, che però non è mai saltato fuori. Io ho problemi cardiologici. Sono andato prima alla Guardia Medica Zungri e poi mi ha consigliato di andare al pronto soccorso. Nella sanità calabrese del 2018 può accadere anche questo: 4 giorni passati nella stanzetta striminzita di un ambulatorio a fare da spettatore all'umanità dolente che si dà il cambio sulle lettighe con il suo carico di disperazione e problemi. Sono stato tenuto lì, come suol dire, in naftalina, parcheggiato su una sedia per quasi 30 ore. Poi sono andato io stesso in cerca di una barella, perché fino a quel momento di barelli non ce ne fosse neanche una. Senza una colazione, senza niente a pranzo e senza niente alla sera, in condizioni igieniche disperati, perché praticamente quelle delle pulizie non riuscivano neanche a fare le pulizie, perché non c'era spazio. Alla fine, esausto, mentre preparava le cose per tornare a casa, è stato affrontato in modo brusco da una dottoressa che l'ha scambiato per un parente infiltrato. Ne è nato un alterco, i toni si sono fatti pesanti e per la lite il signor Raffa ha avuto un nuovo malore. Questa dottoressa mi fa: lei chi è e dove sta andando? E io gli faccio, con modo aggressivo, perché sono stato aggredito io stamattina, e gli ho detto: io sono un paziente, mi chiamo Raffa e sto andando a prendermi la borsa. Va bene, venga con me, venga con me, venga con me. E di conseguenza poi mi sono sentito male io. I protocolli del pronto soccorso si sono rimessi in moto e gli hanno proposto nuovi accertamenti. Per carità, ha stretto nella mano il foglio di dimissioni ed è scappato via. Enrico De Girolamo per la ACI News 24. È balzato ormai agli onori della cronaca nazionale lo strano caso dei consiglieri regionali eletti in Parlamento lo scorso 4 marzo e che ancora non hanno formalizzato la loro scelta, mantenendo entrambe le poltrone. Sono 11 i parlamentari in tutta Italia che si trovano in questa situazione, 2 dei quali in Calabria. Si tratta di Francesco Cannizzaro di Forza Italia e di Vandaferro di Fratelli d'Italia. La carica di parlamentare è incompatibile con quella di consigliere e non appena l'iter burocratico sarà compiuto, i due saranno obbligati a scegliere, anche se avrebbero potuto già farlo. Per il momento però, considerando anche l'aria che tira a Roma e il rischio forte di nuove elezioni, i due si tengono strette le poltrone e sfrutteranno tutto il tempo a loro disposizione e anche di più. Secondo le voci che filtrano a Palazzo Campanella, ci sarebbero state anche difficoltà con le comunicazioni formali da parte degli uffici regionali, che avrebbero avuto più di un problema a notificare gli atti relativi alle procedure. Di certo c'è che per giovedì è prevista una nuova riunione del Consiglio regionale e all'ordine del giorno non c'è alcun punto che riguarda la sostituzione dei due eletti in Parlamento, che continuano a tenere il piede in due staffe, attirandosi le facili critiche dei grillini, con la Dieni che ha sparato ad alzo zero sulla vicenda e provocando irritazione anche nei compagni di coalizione che dovrebbero entrare in aula al loro posto, e cioè Giuseppe Pedà e Claudio Parente, che rimangono ancora fermi ai box. Riccardo Tripepi per la CNews 24. Abbiamo sottoscritto questo protocollo che, come dice il titolo stesso, è un protocollo che va dalla emergenza abitativa alla legalità percepibile, cioè significa che questi beni realizzati illegalmente e poi confiscati hanno una congrua adeguata destinazione, cioè ai nuclei familiari che non hanno abitazione, in questo caso specifico. Ma c'è anche un'altra grande evenienza, cioè che oggi la conferenza di servizi qui convocata ha all'ordine del giorno la destinazione di oltre 400 beni confiscati.
Siglato oggi alla Prefettura di Reggio Calabria il protocollo d'intesa che vede l'assegnazione dei beni confiscati all'Ndrangheta alle famiglie che occupavano l'ex polveriera sgomberata nei giorni scorsi. Da un lato le istituzioni vogliono bonificare e riqualificare l'area e dall'altro intendono dare un'abitazione temporanea ai nuclei familiari che vivevano in un contesto di pericolosità e di degrado. La firma del protocollo ha visto protagonisti la Prefettura, il Comune, la Procura e il Tribunale Reggino, nonché l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, diretta dal prefetto Ennio Mario Sudano. Con questi beni si realizza la bonifica di un'area, si realizza una struttura che è molto ambiziosa, che tende non solo a dare un riparo, una casa dignitosa ad alcune famiglie, ma addirittura a fare didattica, a fare esperienza, ho sentito housing sociale, quindi è un progetto veramente innovativo e che veramente rappresenta il meglio, rappresenta quello che dovremmo cercare di fare sempre con i beni che sottraiamo alla delinquenza organizzata. Angela Panzera per la CNews 24. Altre due amministrazioni sciolte per mafia, Briatico e San Gregorio di Ippona, e le ripercussioni non risparmiano la provincia di Vibo Valentia, il cui presidente Andrea Niglia, primo cittadino di Briatico, il cui comune adesso passa alle cure della commissione prefettizia, decade dalla carica. Al suo posto subentra l'attuale vicepresidente Alfredo Lobianco, consigliere comunale di Vibo Valentia. Niglia era stato eletto sindaco di Briatico per la prima volta nel 2005, dopo un precedente scioglimento per mafia che aveva interessato il suo municipio, rimanendo in carica fino al 2010. Rieletto nel 2014, dopo un secondo scioglimento per mafia avvenuto nel 2012, in seguito alla riforma del Rio che aveva interessato gli enti intermedi, era stato eletto presidente della provincia. Coinvolto nell'inchiesta Costa Pulita, istruita dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro il clan Accorinti, la DDA ha chiesto la sua condanna a 2 anni per corruzione elettorale aggravata dalle finalità mafiose. Ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato per chiudere al più presto il primo grado dell'iter giudiziario e, secondo la sua difesa, certo di poter dimostrare allo stato degli atti e senza ulteriori approfondimenti dibattimentali la sua estraneità alle contestazioni di reato. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Inizia ufficialmente l'era pugliese alla provincia di Crotone. Si è tenuto infatti il primo consiglio provinciale del neopresidente e attuale sindaco della città pitagorica. Dopo la convalida dell'elezione, eseguita dal segretario Paolo Lomoro, Pugliese ha tenuto il primo discorso ufficiale, tracciando le linee programmatiche della sua amministrazione. Rilancio della provincia, unità e dialogo con tutte le varie anime politiche che la compongono. Sono queste le parole chiave del presidente. Siamo dunque oggi a una ripartenza che non può essere ordinaria amministrazione, ma richiede ancora una volta a tutti noi uno sforzo e un impegno straordinario, che sono certo sarà condiviso con tutti. Questa maturità, questo dialogo dovranno costituire la stella polare dei prossimi 3 anni. Il nostro atteggiamento per vocazione si manifesta e tende a promuovere sempre, e lo sarà sempre, l'inclusione, nel convincimento che tutti possa concorrere e dare un contributo sui grandi temi della crescita e dello sviluppo della nostra area sistema, che non possono e non devono dividerci. Da Crotone per la CNews 24. Restano ancora gravi le condizioni della piccola di 4 anni rimasta ferita durante l'esplosione avvenuta la sera di lunedì scorso in un appartamento nel quartiere Lampanaro a Crotone. La bimba, ricoverata al centro Grandi Ustioni di Bari, ha riportato bruciature su quasi la metà del corpo. La madre, sempre per le ustioni, è ricoverata in una struttura simile a Brindisi. Le due sorelline, portate al pronto soccorso, hanno riportato ustioni lievi e sono già rientrate a casa del nonno, ex marito di Rina Murgeri, rimasta travolta e uccisa dall'esplosione insieme al compagno Saverio Romano. La Procura della Repubblica di Crotone, che ha effettuato già i sopralluoghi, sembrerebbe indirizzata a non predisporre l'autopsia sui due corpi. Per quanto riguarda la dinamica dell'esplosione, sono stati raccolti dagli investigatori nuovi elementi all'interno dell'appartamento, i quali non escludono l'ipotesi di materiale esplosivo per la pesca da parte di Saverio Romano. A nemmeno 24 ore dalla disgrazia è partita la gara di solidarietà verso le due bimbe da parte degli abitanti di Lampanaro e non solo, in collaborazione con la Chiesa di San Paolo. Si raccolgono vestiti e giocattoli da donare alle due piccole che hanno perso tutto. Nella serata di martedì, la stessa parrocchia ha promosso un momento di preghiera per le vittime della tragedia. Giuseppe Laratta per la CNews 24.
Non era un semplice autotrasportatore di pezzi di ricambio l'uomo assassinato il 4 marzo del 2017 a Sant'Angelo di Gerocarne, nel Vibonese. Incensurato e fino alla morte mai coinvolto in processi di mafia, Domenico Stambè, classe 1962, sarebbe stato invece un pezzo da 90 della locale 'ndranghetista di Asti, in Piemonte. Emerge in maniera plastica dalle intercettazioni agli atti dell'inchiesta Barbarossa che i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Torino, hanno condotto nei giorni scorsi, arrestando, tra gli altri, diversi congiunti del presunto capobastone che avrebbe fatto la spola dalla Calabria all'Astigiano. Sul delitto indagano i carabinieri di Vibo Valentia, che grazie alla sinergia con i colleghi piemontesi acquisiscono elementi molto interessanti sul profilo della vittima, ipotizzando uno scenario diverso per un delitto consumato nelle preserre vibonesi, in quello che da anni è il territorio di guerra tra i clan Loiero ed Emanuele. Uno scenario che, emerge dall'inchiesta Barbarossa, tratteggia invece le tensioni tra la vittima e gli stessi congiunti in seno alla società mafiosa di Asti. All'origine, secondo l'inchiesta Barbarossa, un'aggressione che Angelo Stambè, fratello di Domenico, avrebbe subito in carcere da due detenuti comuni dopo l'arresto per il trasporto di un arsenale. Domenico pretendeva che quell'affronto fosse vendicato per salvaguardare il buon nome della famiglia, cosa che però non avvenne. Si creò una frattura verticale fra gli stessi Stambè, che raggiunse il punto di non ritorno quando, in occasione dell'affiliazione di un nipote, contro Domenico Stambè si schierò anche un altro fratello, Salvatore. Tensioni interne di una famiglia che i carabinieri hanno monitorato fino a tutto il 2016, fino all'omicidio consumato a marzo 2017. Pietro Comito per la Cinus 24. Potrebbe non essere collegato all'attività istituzionale svolta a Palazzo dei Bruzzi l'attentato incendiario di cui è rimasto vittima Giovanni Cipavrone. La sua auto, una Fiat Croma, è stata data alle fiamme poco dopo le 9 del mattino in via Pietro Nenni davanti l'ingresso di Ecologia Oggi, l'azienda di raccolta dei rifiuti nella quale il consigliere comunale di Cosenza lavora. Proprio la sua occupazione potrebbe essere in qualche misura collegata all'accaduto. Ad avvalorare questa ipotesi c'è un altro atto vandalico subito dal fratello di Giovanni, Antonio Cipavrone. Anche lui al servizio di Ecologia Oggi. Nella giornata di lunedì 7 maggio qualcuno ha rotto tre finestrini della sua Toyota Yaris. Licenziato insieme ad altri colleghi per presunte irregolarità nello svolgimento delle proprie mansioni, Antonio Cipavrone è stato reintegrato nel proprio ruolo soltanto da qualche giorno, dopo una lunga vertenza con l'azienda in ragione di un accordo stragiudiziale, a differenza degli altri operai che sono ancora alle prese con la causa di lavoro intrapresa per riottenere il posto. Fonti accreditate riferiscono di un incontro tra queste persone ed il capo di gabinetto del comune di Cosenza, al quale avrebbero chiesto di intercedere con l'azienda per essere riassunti. Se questa vicenda sia in qualche misura collegata con i danneggiamenti dei due veicoli della famiglia Cipavrone, lo stabiliranno polizia e carabinieri che indagano su entrambi gli episodi. Salvatore Bruno per la Cinus 24. Visto che là c'è una firma, apriamo quelle carte là, che là c'è una firma. Vediamo se troviamo. Cercano tracce tra la spazzatura. Gli incivili, quelli che insozzano Vibo e Vibo Marina, gli addetti alla Dasti e gli agenti della polizia municipale li cercano così. Nomi, indizi, qualunque traccia utile a risalire all'identità di chi getta i rifiuti abusivamente ovunque, in zone nascoste, sì, ma anche in strada e sulle spiagge. P0062. Nomi, numeri, immagini per risalire all'identità di chi forse è sfuggito, forse no, alle telecamere di videosorveglianza e alle fototrappole. E che si vedrà recapitare a casa una multa salatissima. Guardate, questo è lo scenario desolante che il vecchio giardino sul mare mostra nelle vie di collegamento tra il palazzetto dello sport, la piscina comunale e il retro dell'ex cementificio. Rifiuti, degrado, inciviltà. Ci si dirige verso la spiaggia e lo scenario non cambia. Incuranti della presenza a pochi metri del distaccamento dei vigili del fuoco e del comando della capitaneria di porto. L'amministrazione comunale, d'intesa con l'affidataria del servizio, vuole un giro di vite contro gli incivili. L'assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Lombardo, che di recente ha assunto anche la delega all'ambiente, vuole voltare pagina dopo due anni di disservizi e abbandono. A chi sporca sarà presto presentato il conto salatissimo, multe e denunce all'autorità giudiziaria. Da Vibo Valentia per la CNews 24.
Ufficialmente si tratta solo di un trasloco dalla costosa sede di Piano Lago a quella individuata nel campus universitario di Arcavacata, ma gli spazi reperiti nell'Ateneo sono stretti e insufficienti, per questo i lavoratori dell'Istituto di Scienze Neurologiche del CNR intravedono il rischio di uno smantellamento della struttura, un rischio concreto poiché dal 1 gennaio scorso sono stati già sospesi gli esami diagnostici, mettendo i sigilli ad una sofisticata apparecchiatura per la risonanza magnetica. Non sarebbe previsto allo stato il trasferimento di questo importante macchinario che, come voglio ricordare, è accreditato col Servizio Sanitario Nazionale e a cui i cittadini possono accedere con la ricetta rossa. Serve ovviamente a noi sia per una ricerca clinica sia per finanziare tanti giovani ricercatori, borsisti con gli introiti che ci vengono garantiti da questa attività. Il personale ha dichiarato lo stato di agitazione al termine di un confronto tra i rappresentanti sindacali della CGIL ed il direttore del centro Sebastiano Cavallaro. Lo spostamento è dettato dagli esorbitanti costi di affitto, oggetto anche di numerose inchieste giornalistiche. Il contratto è stato disdetto ed entro il 30 giugno bisognerà lasciare i locali. I nuovi spazi, però, quelli del vecchio polifunzionale dell'Università della Calabria, sono piccoli e inadeguati. Non può essere smembrata l'equipe e la risonanza magnetica, che è una risonanza magnetica pubblica, che dà servizi ai cittadini in maniera pubblica e in forma gratuita, non possiamo perderla. Ci sono poi i sindaci del Savuto che invece vorrebbero mantenere la sede di Piano Lago e suggeriscono di ridiscutere il contratto di affitto con la proprietà. Sarebbero disposti anche a contribuire al pagamento della locazione per non perdere il presidio medico-scientifico. Ci sono tutti gli elementi per poter discutere e trovare una soluzione. Salvatore Bruno per la CNews 24. Sicuramente nel giro di una settimana la pratica andrà in consiglio, perché ci sono state delle difficoltà anche dovute ad un dibattito che comunque è normale che avvenga all'interno dei gruppi consiliari della politica. Sarà la seduta del prossimo consiglio comunale di Catanzaro il banco di prova per il centrodestra dopo la spaccatura emersa nella maggioranza nel corso dell'approvazione del regolamento sugli impianti pubblicitari, che infine è portato al boicottaggio della proposta. Avveniva che da qualche tempo per un abusivismo dilagante le aziende che utilizzavano l'impiantistica pubblicitaria non pagavano né il suolo pubblico e né soprattutto la tassa. Nonostante la bontà del provvedimento, il banco è però saltato per attriti di natura politica, derubricati poi ad anomalie procedurali e nel dettaglio riconducibili all'assenza della firma dell'assessore all'urbanistica in quota Forza Italia. Questa pratica non ha competenza di un assessore, questa pratica abbraccia tantissimi settori dell'amministrazione. Il sindaco ha inteso affidare a me questo ruolo di governo della pratica solo per una maggiore fluidità di rapporti e per una visione d'assieme che magari da Presidente del Consiglio potevo avere, ma senza la volontà di scavalcare nessuno. La proposta sembra però adesso essere pronta per essere sottoposta nuovamente al vaglio del Consiglio Comunale. La Presidenza del Consiglio ha restituito la pratica all'assessore. Anziché tramutarsi in emendamenti, probabilmente la pratica farà suoi, l'assessorato farà suoi queste annotazioni di natura tecnica, che poi non sto qui a dettagliare, e che praticamente tornerà in consiglio già modificata. Luana Costa per la CNews 24. Era giugno 2014 quando la Regione Calabria tagliò il nastro dei primi 6 chilometri della Silamare, quelli compresi tra Longobucco e la frazione Ortiano. Altri 3 chilometri poi sarebbero stati inaugurati nel 2016. Sono trascorsi 4 anni dalla messa in esercizio dell'opera più importante ed essenziale mai realizzata nel territorio dell'entroterra sibarita, ma probabilmente anche quella dove si sono registrati ritardi epocali e un grande dispendio economico per le casse pubbliche. Solo i primi 9 chilometri sono costati oltre 40 milioni di euro. L'idea della Silamare nasce ad inizio degli anni 90 e i lavori di costruzione furono avviati quasi subito, ma ritardi di progettazione, controversie legali e finanche un ripensamento sulla funzionalità dell'opera fecero sì che quel primo stralcio venisse alla luce quasi un quarto di secolo dopo. E a convincere le istituzioni sull'utilità della strada fu l'alluvione del 2009, quando una serie di frane distrussero in modo irreversibile la vecchia statale 177. Oggi quel nuovo tracciato è una realtà che sta frenando lo spopolamento delle aree interne. Ma fino a quando? La strada non è ancora completa e continuano a mancare servizi e collegamenti. Si pensi che nei 700 km quadrati di area montana, più o meno la superficie che ricopre Roma città, non esiste più da qualche anno nemmeno un rifornimento di carburante. La Silamare in realtà col tempo è diventata uno strumento da campagna elettorale e proprio un anno fa il presidente Oliverio firmò l'accordo di programma per l'apertura dei cantieri che avrebbero dovuto completare l'intero tracciato fino a valle. Ad oggi però quello che si vede sono le macerie del letto
distretto del Torrente appartenenti ad alcuni piloni di ponti residuati di un progetto precedente, un cantiere con qualche mezzo per il movimento terra e una pista battuta di poco più di 100 metri, dei 19 chilometri totali, che dovrebbero completare il collegamento con la statale ionica. Marco Le Fosse per la CNews 24. Crotone ha adottato il Manifesto della Salute, un documento ministeriale volto all'adozione da parte dei cittadini di corretti stili di vita che consentono la prevenzione delle malattie. La formalizzazione è avvenuta durante il convegno Urban Diabetes Charta, incentrato su una malattia purtroppo diffusa nella provincia pitagorica, quella del diabete. Organizzare una città, un'area urbana per incentivare l'attività fisica è fondamentale, ma non solo questo, cioè pensare anche a tutta una serie di aspetti per il benessere, diciamo, dei cittadini proiettato nei prossimi 10-20 anni. 11.000 pazienti che generalmente frequentano il nostro servizio, quindi ci attestiamo su una media di circa l'8% rispetto alla popolazione residente nella nostra provincia e nella nostra città, che è una percentuale più alta rispetto ad altre parti d'Italia. Non c'è una presa di coscienza ancora generalizzata del problema di diabete, siamo messi malissimo a livello calabrese perché è la regione con la più alta prevalenza di diabete in tutta Italia. Però è una giornata importante perché da qui si può cominciare, proprio perché è la prima giornata che si fa in Calabria, a lanciare l'idea di un nuovo modello di assistenza. Da Crotone per la CNews 24. Ci troviamo nel piano locale del lavoro del Reventino e dell'Ametino e nella fattispecie oggi ci troviamo per iniziativa di due beneficiari e per iniziativa dell'istituto che ci ospita, ci troviamo a far conoscere come le produzioni di qualità possono essere uno strumento di innovazione sociale e uno strumento di innovazione economica all'interno di un determinato territorio. Si chiama Squolio, il progetto avviato nell'Istituto Einaudi di Lamezia Terme da due giovani esperti nel settore dell'agroalimentare e del marketing. Una giornata di formazione, ma anche di esperienza pratica, volta ad acquisire competenze sull'olio extravergine di oliva e le sue proprietà, ma anche relativamente alla degustazione. L'obiettivo è soprattutto quello di animare il progetto attraverso una formazione interattiva. Un modo anche per fare rete. Nell'istituto alberghiero è stato infatti allestito un menù che vede gli olio Evo del consorzio Lamezia Dop abbinati a prodotti a chilometri zero delle aziende del territorio. È una prova anche per loro, in modo tale che si riescano a confrontare con quello che può essere il lavoro di degustatore, di sommelier in questo caso, per l'abbinamento, quindi per i consigli direttamente da dare al consumatore finale o appunto in questo caso in una sala di un ristorante. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Lacnews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. Lacnews 24, la Calabria che fa notizie.